18 maggio 1920-2020, 100 candeline per Giovanni Paolo II, 100 anni in 100 minuti. In questi giorni siamo stati in compagnia del Magistero di San Giovanni Paolo II grazie alle parole qualificate e autorevoli di chi ci ha portato con passione dentro il cuore di Karol Wojtyla. Un grande testimone di Dio che ha offerto la propria vita, ha versato il suo sangue per la Chiesa, come ha scritto Papa Francesco. Karol Wojtyla, un grande compagno di viaggio, continua ancora oggi a segnare il cammino e la storia di tante anime. Con la sua testimonianza di fede e di santità, Papa Wojtyla rimane ancora saldamente punto di riferimento per tutti, credenti e non credenti, uomini e donne di ogni continente che hanno visto in lui l'uomo di Dio in cammino per il mondo. C'è una costante, quasi un filo rosso, che lega saldamente l'intera vita e tutto il pontificato di Giovanni Paolo II. La sua personale tensione a contemplare il volto di Dio, a godere della sua visione, a possedere la sua amicizia. È stato amico di Dio e amico degli uomini. 16 ottobre 1978 è apparsa la sua strada, da lontano, inaspettata, come inattesi sono i doni dello Spirito di Dio. Siamo cresciuti tutti con la sua evangelica gioia, la sua audacia, con quell'invito a spalancare le porte a Cristo che ancora oggi risuona nella vita della Chiesa. Giovanni Paolo II è stato il cantore della speranza e dell'amore, in un mondo che andava alla ricerca di maestri e testimoni, uomini veri e credibili. Egli ha segnato con la sua vita e il suo pellegrinare dentro la vita e il cuore dell'uomo la storia del nostro tempo. Come ha detto Papa Francesco nell'omelia del 18 maggio, con il dono di San Giovanni Paolo II, Dio ha visitato il suo popolo. Papa Wojtyla ha dato speranza al mondo intero, ai poveri, agli oppressi, ai giovani, alle famiglie, agli ammalati e agli uomini e alle donne in cerca di vera umanità e di vera pace. È stato il compagno di strada fedele che non abbandona, non lascia, il compagno disposto ad abbracciare, come diceva lui, il Vangelo superiore della sofferenza. 22 ottobre 1978, Piazza San Pietro, messa di inaugurazione del Ministero Petrino di Giovanni Paolo II. Ricordiamo tutti le sue parole. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Come se le parole non bastassero, il nuovo Papa passò quasi subito ai fatti quando decise di scendere i gradini del Sagrato di San Pietro per andare incontro con un grande abbraccio
alla gente accorsa per la cerimonia. Un papa così vicino alla folla era una cosa inaudita e insolita, ma per Karol Wojtyla era normale. Faceva ciò che aveva sempre fatto da giovane, da sacerdote e da vescovo. E inizia Papa Wojtyla il suo pontificato alzando e agitando la croce come un vessillo per poi caricarsela sulle sue spalle. E lui dal Golgota non è mai sceso. Riprendendo le riflessioni offerte durante la stesura della Costituzione conciliare Gaudium et Spes, esposti poi in modo magistrale nella prima enciclica Redemptor Hominis, Giovanni Paolo II ha messo al centro del suo ministero apostolico l'uomo, tutto l'uomo, l'uomo in Cristo Gesù e la via della Chiesa. Per Papa Wojtyla l'uomo è sempre aperto ad un incontro con Cristo e lui solo trova la piena spiegazione alla complessità della sua esistenza. Da sempre ha predicato il Cristo, Redentore dell'uomo. È lui che tocca i cuori. Le ultime parole di Giovanni Paolo II, il Regina Coeli, del 3 aprile 2005, lette da Monsignor Sandri, sono state un atto di affidamento e una preghiera, chiedendo a Gesù per sé, per il mondo intero, il dono della misericordia. Pietro confessa e testimonia la fede, quella dei veri testimoni, dei santi. È stato infatti il Papa della misericordia. Ha insegnato con le parole, ma soprattutto con i fatti, che la misericordia è il volto compassionevole di Dio che si china sulle miserie umane, che la misericordia è il volto dell'amore tenerissimo del Padre che si svela in Gesù. Un testimone che ha cantato l'amore viscerale di Dio con la sua stessa vita, contro ogni male e ogni piccolezza umana. Giovanni Paolo II ha messo al centro della vita e della vita del mondo la preghiera come arma per cambiare i cuori e ha spiegato a tutti nel tempo della debolezza del suo corpo, segnato dalla malattia, come non c'è forza più grande dell'amore fino al sacrificio totale di sé. Trasfigurato dalla preghiera, ha portato il mondo a Dio. Gli ultimi giorni di Papa Wojtyla hanno detto al mondo che il Vangelo della sofferenza avvicina al mistero e in modo pieno alla vita di Dio. Ampio il magistero come anche i numeri del pontificato di San Giovanni Paolo II. 14 encicliche, 15 esortazioni apostoliche, 11 costituzioni apostoliche, 45 lettere apostoliche, 3.288 discorsi nei viaggi apostolici, 1.338 beatificazioni, 482 canonizzazioni, il Catechismo della Chiesa Cattolica, la promulgazione dei codici di diritto canonico della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali. Ha creato 232 cardinali, consacrato 321 vescovi, ordinato 2.125 sacerdoti, celebrato 77 matrimoni, 1.595 cresime, 1.378 battesimi. E non per ultimo, Giovanni Paolo II ha camminato con i giovani che lo hanno riconosciuto come pellegrino della fede, della speranza e dell'amore.
ha saputo ascoltare con la pazienza di chi ama e accoglie. Nei suoi lunghi viaggi apostolici, l'incontro con i giovani costituiva una parte essenziale e per loro si è rivelato padre, amico e confidente. La sua parola ha illuminato i giovani perché lui hanno visto l'amico di Dio. Giovanni Paolo II è stato esigente e la sua proposta radicale, vera, mai banale. Per questo lo hanno seguito, lo abbiamo seguito, perché camminare con lui significava seguire il Cristo e la sua Chiesa. Ha inviato i giovani nel mondo per una missione senza precedenti: infiammare il mondo con il fuoco di Cristo, il fuoco della fede che ha avvolto milioni di giovani in ogni parte del mondo. E siamo tornati da ogni giornata mondiale dei giovani con un fuoco dentro. Ha indicato nel tempo della complessità il dialogo come via intelligente e coraggiosa per costruire la civiltà dell'amore. Nell'opera Fratello del nostro Dio, il giovane trentenne Wojtyla scriveva: «In tutti noi manca qualcosa, non so ancora che cosa. Cerco con tanto sforzo di indovinare, ma so che manca e so che ciò dovrà esplodere». La sua vita come dono, il suo farsi compagno di viaggio, racconta oggi di questa esplosione che ha colpito e provocato nella Chiesa una perenne e continua primavera dello Spirito. Ripensando al chiasso di Roma, Umberto Folena, giornalista di Avvenire, scriveva in quei giorni: «Nell'albergo a un miliardo di stelle c'è posto per 2 milioni di ospiti e ancora avanza spazio. L'albergo è un prato lungo e largo fatto a saliscendi, il campus universitario di Tor Vergata, e le stelle sono lassù, al posto del tetto, e a contarle bene 1 miliardo è poco, ma per gli ospiti va bene così. Sarà una notte unica, di quelle che non si dimenticano più, e si raccontano agli amici e ci ritorni su con la memoria per anni e anni. Che notte, quella notte alla GMG del 2000, quando il Papa disse: me ne vado, ma torno presto, domattina. E noi restammo lì a vegliare sotto il miliardo di stelle ad aspettarlo. Vi ho cercato, adesso voi siete venuti da me e vi ringrazio. Queste le sue ultime parole. Non è il saluto finale, il congedo del vecchio attore che esce di scena. È soprattutto la sintesi mirabile del grande progetto pastorale che lungo tutto il suo pontificato Giovanni Paolo II ha ideato e vissuto. Storia di un'amicizia che trova la sua sorgente nell'amore di Dio. 100 anni in 100 minuti termina qui con un video sulla Polonia. Un vivo ringraziamento al nostro Vescovo Mario, al Vicario Generale Monsignor Giuseppe La Placa, agli amici che in questi giorni hanno parlato di San Giovanni Paolo II con amore filiale, ai tecnici che hanno lavorato notte e giorno per il montaggio dei diversi video, Giuseppe Alaimo, Alberto Virzì, Vincenzo Leonardi, Giulia Bonelli,
A tutti quelli che riescono a scorgere negli occhi di Giovanni Paolo II la grazia e la forza del Vangelo. Questo è il nostro grazie a Giovanni Paolo II, il Papa di tutti. E così tutti, indistintamente, ti abbiamo cercato, inseguito, amato e sostenuto con la nostra preghiera. Negli occhi tuoi abbiamo contemplato lo sguardo dell'uomo di Dio che scruta il cuore dell'uomo ferito, e ti sei sentito parte del mondo, parte di noi. Per questo ti vogliamo un mondo di bene. Grazie, Carol. Lento il passo del pellegrino sulla strada segnata dal sole. Non ha paura di smarrire il sentiero. Lo sguardo è immenso e santa la vita. Perdono e la pace, ed al Signore.